Ciao, se ti dicessi che la Miele è l'unica asciugatrice che ha un cesto annidodape, permette ai tessuti di non aggrovigliarsi l'uno sull'altro, creando una patina d'aria attorno al proprio cesto. E lo stesso marchio è l'unico che ha il programma impermeabilizzare, che permette appunto di togliere ogni forma di allergeni e batteri dai tessuti anche senza vapore. Se ti dicessi che l'Electrolux e l'Aeghè sono le uniche marche presenti sul mercato ad avere un filtro della lanugine annidodape. In quel caso, appunto essendo a forma di nidodape ed avendo 4 strati di filtro, permette alla lanugine in eccesso di non uscire, rimanere inglobata nel filtro e non intasare il condensatore dell'asciugatrice. Se ti dicessi che queste tre marche sono le migliori, perché sono le uniche tre che hanno un'asciugatura perfetta, infatti hanno l'attestato di riconoscimento scritto sul display con la dicitura Perfect Dry o Perfect Care. Se ti dicessi che appunto l'Electrolux è l'unico marchio che sul mercato mette a disposizione dei clienti un'asciugatrice con la dicitura Cyclone Care System, che permette di asciugare con un vortice, appunto ciclonico, in quel modo permette ai tessuti di non aggrovigliarsi e rimanere separati l'uno dall'altro in fase di asciugatura. Se ti dicessi che queste tre marche sono sempre le solite tre e le uniche che hanno il programma lenzuola XL o lenzuola matrimoniali, perché hanno il programma adatto che permette di arrivare a una temperatura adatta con giri di cestello adatti, appunto per le tue lenzuola. Se ti dicessi che esistono pochi marchi che fanno asciugatrici slim, piccole di profondità, che vanno dai 44 cm ai 55 cm di profondità, queste quattro marche sono solo Beko, Smeg, Hoover e Candy. Se ti dicessi appunto che Hoover e Candy sono le uniche due marche che hanno la vaschetta, il raccoglitore dell'acqua, presente sull'oblò, quindi da fuori tu riesci a vedere a che punto è arrivata la vaschetta di capienza interna e la puoi svuotare prima che si riempia del tutto. Se ti dicessi che la Whirlpool è uno di quei pochi marchi che ancora produce la classe energetica INA+, poiché tutte le altre asciugatrici presentano sul mercato asciugatrici INA++ o INA3+. Se ti dicessi che le asciugatrici fanno parte di quella categoria, l'unica categoria dei grandi elettrodomestici che ancora non ha cambiato le proprie classi energetiche, quindi non vanno da A a G come tutti gli altri grandi elettrodomestici, ma sono rimasti in A+, A++ e A3+. Se ti dicessi che Haier, Indesit e Bosch sono le uniche tre marche che hanno l'asciugatura adatta per le tue scarpe, poiché presentano all'interno del cesto un alloggio adatto appunto alle tue scarpe. Se ti dicessi che la Bosch è il marchio che ha inventato le asciugatrici col condensatore autopulente, in quel caso il filtro del condensatore non si pulisce manualmente, non puoi aprirlo, poiché ha un ricircolo dell'acqua di condensa che pulisce appunto il filtro e fa risalire tutta la lanugine in eccesso direttamente nel raccoglitore dell'acqua di condensa. Dopo averti detto tutte queste cose anche sul mondo delle asciugatrici, tu adesso che asciugatrice sceglieresti? Fammelo sapere nei commenti.